Saranno due giorni di grande fede, quelli del 26 e 27 settembre ad Eboli, festa grande in città per i santi medici Cosma e Damiano, con annutata del 26 con tante messe fino alla processione del 27 alle ore 11, ma anche eventi culturali. È il secondo anno che mi trovo... A partecipare a promuovere questa festa e ho notato l'anno scorso proprio un fiume di gente che partecipava e partecipava con fede. A partire da mezzanotte c'è una veglia di preghiera fino alle tre quando inizia la prima messa. La seconda messa sarà alle quattro, poi cinque e mezza, sette, otto e mezza. 10. Eh, la concelebrazione di tutti i sacerdoti del luogo presieduta dall'arcivescovo. Dopo la concelebrazione ci sarà la processione con il solito itinerario. La sera del 27 ancora ci saranno le messe alle 5, alle 17, alle 18.30 e, e alle 20. La, il santuario poi rimane aperto fino a mezzanotte. Due giorni innanzitutto di celebrazione religiosa alla quale crediamo fortemente e in condivisione con la comunità pastorale abbiamo ritenuto appunto valorizzare il 26. La parte più laica, quella civile, e il 27 dare il dovuto spazio alla parte, alla parte religiosa. Infatti è divisa appunto in questi due ambiti. Ma poi a questo vogliamo aggiungere la novità di quest'anno è che abbiamo ancora di più strutturato la parte organizzativa logistica per l'installazione delle bancarelle, per i servizi annessi, per quanto riguarda la possibilità che abbiamo consentito e consentiamo ai commercianti e bolitani di poter diciamo, fare la sbarracata, quindi anche la possibilità di poter esporre come momento promozionale, le proprie, i propri prodotti anche all'esterno del, delle proprie attività commerciali e contemporaneamente ehm, abbiamo anche voluto emettere un'ordinanza che riguarda sia il concerto della Pausini, in modo particolare per la nottata, cioè quelli di vieto di, eh, di distribuire bottiglie di Il Tutto avviene poi in un momento particolare di condivisione, di valorizzazione di via Matteo Ripa, quindi con un bel concerto di via Toledo e contemporaneamente abbiamo voluto valorizzare la parte religiosa alla quale crediamo fortemente, che credo che debba essere questo l'elemento trainante della festa di San Cosimo e Damiano.